Dopo il grande successo delle prime due edizioni, a Verona Fiere torna l'Etexpo, evento di riferimento per i principali player italiani e internazionali. Anche la terza edizione è organizzata da Alis, la realtà di riferimento per l'intero comparto della logistica, con oltre 2.500 realtà associate, del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa. Fino a venerdì 15 marzo il trasporto e la logistica sostenibili sono protagonisti assoluti nella rassegna che per questa edizione 2024 si conferma ancora in crescita, con 400 espositori, 5 padiglioni, di cui uno interamente dedicato al sociale, con progetti di inclusione, aiuto e supporto ai più bisognosi. L'anno scorso avevamo chiuso con circa 85.000 presenze, quest'anno abbiamo una crescita del 30%. Oggi se uno passeggia, diciamo, per questa meravigliosa fiera si rende già conto che c'è una certa dinamicità, un'euforia, una voglia di fare, e soprattutto quello che mi fa molto piacere è la presenza importante della difesa, in cui abbiamo creduto molto negli ultimi anni. Quindi la presenza così importante è un momento anche di rispetto, diciamo, nei confronti delle istituzioni che fanno tanto per i cittadini e per il nostro paese in questo momento così delicato. Anche quest'anno è attesa una parata di ministri e autorità. Al taglio ufficiale del nastro a Casa Alis è intervenuto il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Onore al merito a Verona, alla Fiera di Verona, alle istituzioni locali e regionali che hanno creduto in qualche anno fa in questa fiera che parla di trasporti, parla di merci, di autotrasporto, di logistica, di alta velocità. È quello che con gioia seguo da ministro da un anno e poco più, e quindi aumentano i visitatori. Io porto investimenti concreti, penso all'alta velocità che riguarda Verona, penso alla logistica e al quadrante veronese, penso ai lavori che vanno avanti sul Brennero. Penso all'infrazione che conto venga portata avanti da parte della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Austria, che blocca i tir italiani ed europei al Brennero, causando code, problemi, inquinamento, caos e concorrenza sleale alle imprese venete e italiane. Quindi diciamo che rispetto all'anno scorso, nonostante le guerre, nonostante i pirati nel Mar Rosso, nonostante l'aumento dei prezzi, c'è un Veneto più forte, un'Italia più forte, stiamo crescendo di più della Francia e della Germania, quindi è stato un anno assolutamente positivo. Il calendario di Letexpo 2024 proporrà 4 giorni dedicati a opportunità commerciali, appuntamenti B2B, conferenze, seminari, workshop, sessioni pratiche, dimostrazioni, con l'obiettivo di diffondere una consapevolezza ecologica nei settori della logistica, dell'impresa, dei servizi, delle professioni e dell'istruzione. Saranno discussi grandi temi di interesse e attualità, dalla situazione geopolitica che riguarda il canale di Suez e il Mar Rosso e gli impatti sul mondo della logistica e del trasporto, i dati del settore in Italia e la loro ricaduta a livello europeo. Si è visto che il canale di Suez ha visto più o meno, vuol dire, perdere il 50% del flusso di alcune navi, anche il 60% di quelle, anche contenitori soprattutto. Molte navi decidono di circumnavigare l'Africa con un aumento di 15 giorni, del 200% in termini di aumento costi. Le polizze assicurative per le navi che transitano, in questo caso per il canale di Suez, è aumentato a dismisura. Nonostante tutto, i soci di Alis, i nostri gruppi, direi anche la flotta dell'armamento italiano ha creduto moltissimo, diciamo, nel paese, che immediatamente ha dato una risposta immediata. Una fiera di sistema dove, oltre ai membri del governo e delle istituzioni, sono presenti le principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, stakeholder e aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei, interporti nazionali e internazionali, associazioni, operatori della filiera agroalimentare e delle varie filiere logistiche, player operanti nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti, ma anche numerosi centri di ricerca ed enti di formazione, tra cui scuole superiori, ITS, università e l'esercito. Durante i 4 giorni nel quartiere fieristico Scaligero verranno lanciate anche iniziative e attività focalizzate appunto sull'inclusione, la solidarietà e lo sport, e più in generale sulla sostenibilità sociale. Anche quest'anno infatti un intero padiglione è riservato al terzo settore con Alis per il sociale.